luoghi dove il Natale parlava lingue diverse, di popoli germanici giunti in queste vallate per insediarsi nei masi, di atmosfere asburgiche quando il Trentino occupava la linea meridionale di un grande impero centrale. Benvenuti in Valsugana e nel Lago Rai. Benvenuti in Valsugana, benvenuti in Lago Rai, Stefano Ravelli, presidente della PT. Iniziamo questa puntata parlando, siamo in tema di Natale, però la notizia è quella che l'albero che vedrete in piazza San Pietro viene proprio da queste montagne, cioè da uno scrigno naturalistico immenso che è il gruppo del Lago Rai, famoso anche per le sue foreste, e quindi l'abete natalizio trova nel Lago Rai il suo padre, diciamo. Il suo habitat naturale, quindi sì, un abete rosso di 25 metri, è stato tagliato, è stato sostituito, coinvolgendo anche le scuole, quindi una quarantina d'alberi sono stati messi a sedime, quindi anche questo per valorizzare e caratterizzare un po' quello che è la nostra mentalità trentina di rispetto anche dell'ambiente. Poi è partito la volta di Roma, quindi partita la volta di Roma, l'ha voluto il Papa, e quindi saremo in piazza San Pietro, quindi verrà illuminato e sarà un'occasione di festa e gioiosità per tutti, e dall'altra parte anche per noi, per valorizzare quella che è la nostra cultura, il nostro ambiente naturale, l'unica oasi del WWF che abbiamo nel Lago Rai, quindi quella di Valtrigona, e poi anche visto che siamo Natale e anche inverno, quindi tante belle passeggiate, escursioni per muoversi anche da rifugio a rifugio in quota. Il Trentino, il Lago Rai in modo particolare, è un grande cuore verde, un polmone verde, ma a proposito di cuore noi veniamo ai mercatini. Allora parliamo di Pergine, parliamo di Levico Terme, parliamo di un modo di approcciarsi al clima natalizio che parte dal cuore. Parte dal cuore, infatti anche Pergine c'è una grandissima sensibilità per tutte le associazioni del volontariato. Quest'anno poi abbiamo invitato, è stata invitata anche una realtà di Amatrice, quindi abbiamo qua i produttori che verranno a vendere e a distribuire i loro prodotti direttamente da Amatrice. Per quanto riguarda invece Levico, siamo nel Parco Secolare di Lasburgo, che fa parte dei grandi giardini italiani, e anche lì una casetta, due casette anzi, dedicate alle associazioni locali, dove hanno la possibilità di fare promozione dei loro prodotti, raccogliere dei fondi per continuare con le attività benefiche che fanno durante tutto l'anno. Quindi anche questa è un'occasione di apertura nei confronti di tutti. Presidente, diciamo che la cultura è il filo conduttore di questi eventi. Cultura sì, perché ne abbiamo veramente tanta in Valsugana, quindi partiamo dalle minoranze linguistiche, infatti questo è quel tema che caratterizza i mercatini di Pergine, per poi arrivare agli Asburgo, quindi coloro che hanno poi creato e lanciato e sviluppato le terme di Levico, quindi nel Parco Secolare di Asburgo. Quindi sono anche due momenti, due approfondimenti in un momento particolare dell'anno per poter entrare a conoscenza di quelle che sono le nostre tradizioni e le nostre culture, quindi un invito e una particolarità in più per venire a trovare i nostri mercatini e visitare la Valsugana e il Lago Rai.
Ed eccoci a Perzenland e nella Valle Incantata, il mercatino di Natale di Pergine Valsugana. Sono con Luigi Ochner, che rappresenta gli operatori commerciali della città che promuovono assieme questa iniziativa. La vostra attenzione è puntata, diciamo così, sull'aspetto della cultura popolare, sui lavori di una volta, su tutto ciò che rappresenta la cultura materiale della vostra comunità. Infatti il progetto, che è partito appunto con l'accordo con la Val dei Mocheni, che si chiama Perzenda e la Valle Incantata, vuol far scoprire, ritrovare certe tradizioni, la cultura appunto forse anche un po' smarrita della tradizione mochena e del sistema che c'era negli anni scorsi, dove qua adesso in questo mercatino si trovano queste peculiarità con i mondi invisibili, la riscoperta appunto dei cavalieri erranti, dove in Val dei Mocheni c'erano i cromeri che andavano a vendere per integrare anche il reddito delle famiglie, andavano a vendere in tutto l'impero austro-ungarico certi prodotti particolari, tipo tessuti, filati, perline e icone sacre in tutto l'impero. E noi, Presidente, respiriamo un po' questa atmosfera del passato, della tradizione, vediamo anche questa mostra dedicata ai cavalieri erranti, cioè le antiche emigrazioni stagionali, ecco, di questi venditori molto strani, molto particolari. E poi vediamo anche questo spazio che ci riporta nella transumanza. Devo dire, amici, che la Valsugana è uno degli ultimi luoghi dove i pastori portano le loro pecore, le loro greggi verso il mare, poi ritornano in montagna verso la primavera e l'estate, e quindi è anche un grande riconoscimento a questa millenaria attività qui in montagna. Infatti la via Altinate, che è la via che parte romana, la vecchia via romana, che parte diciamo da Trento e arriva fino ad Altino, diciamo Venezia di adesso, e portava le greggi appunto dai pascoli del Trentino, specialmente anche dalla Val dei Mocheni, fino al mare Adriatico per l'economia di allora. E è una delle poche vie rimaste della transumanza, e grazie ad Alberto Pattini abbiamo inaugurato questa mostra, una mostra diciamo che riporta appunto la cultura e la tradizione dei pastori, dei erranti, che portavano e integravano il reddito delle famiglie. Naturalmente le greggi ci riportano nel clima natalizio, nel paesaggio che viene caratterizzato dal presepe, e stiamo vedendo anche una mostra dedicata a questo, e poi tanti prodotti qui nel mercatino, cioè l'atmosfera artigianale, i prodotti tipici, anche tanti lavori. Sappiamo che ci sono degli operatori che lavorano durante tutto l'anno per portare qui alla fine, ecco, i loro piccoli ma significativi capolavori fatti a mano. Sicuramente tutta merce diciamo prodotta in loco con materiali naturali, prodotti diciamo che vengono più che da fatti a mano, vengono dal cuore, dove la gente produce anche per fare anche qua un po' di reddito, però sicuramente che porta alla tradizione di una volta. A Natale puoi In un mondo che vuole andare più lentamente diventa di assoluta attualità parlare di lumache. Certo. Daniele è un elicicoltore, sì, che è la parola diciamo tecnica per descrivere il tuo mestiere, sì, sì, che poi significa prodotti per l'alta gastronomia, sì, ma la novità anche prodotti cosmetici, certo, particolari creme, pomate. Sì, creme praticamente per la cicatrizzazione cutanea, per le mani, per il corpo, che questa viene trasformata dalla bava di lumaca. La polpa di lumaca, la carne, viene fatta gastronomia, e invece la bava viene estratta, non invasiva, per cui le lumache vivono, nel senso non vengono uccise o quant'altro, e viene trasformata in creme. E quali sono, Daniele, per una curiosità, questi prodotti? Allora, i prodotti che abbiamo di cosmesi sono la crema viso, la crema mani, la crema corpo, il siero e lo sciroppo.
Michela e Antonio sono due operatori molto particolari, vengono da Amatrice e qui presentano i loro prodotti in collaborazione con il mercatino di Pergine Valsugana. Devo dire, prodotti straordinari che ci riportano nel vostro territorio e sono anche prodotti che ridanno speranza alla vostra comunità. In modo particolare, di quali prodotti parliamo, Antonio? Allora, qui abbiamo tutti quelli che sono i prodotti dell'associazione Deco, denominazione d'origine comunale di Amatrice, quindi abbiamo guanciali, pecorino, salami, formaggi, abbiamo miele, marmellate, abbiamo un po' insomma quello che è il fiore dei nostri prodotti. A proposito del fiore dei vostri prodotti, alle nostre spalle vediamo il guanciale, che è una firma nel mondo. Questo qui è il guanciale del salumificio Sano, è un ottimo guanciale, viene usato per fare proprio la sagra dei spaghetti alla matriciana, è un signor guanciale, si può dire. È la base per la base famosissima matriciana. La pasta alla matriciana, e poi c'è il pecorino, il madrù del caseificio Petrucci, che senz'altro insomma è quello che condisce il tutto. Vorrei ricordare che la Deco è questa denominazione comunale sulla quale aveva insistito molto anche Veronelli e poi naturalmente i vostri amministratori, ed è la base per riconoscere, per marcare proprio le specificità comunali. Quindi ti dice che è prodotto nel comune di Amatrice, cioè quel tipo di prodotto fatto così lo trovi solo in quel comune, quindi è una specificità proprio del posto. I vostri operatori, diciamo così, sono nella fase di una ripresa, di una speranza, sta lavorando? Dopo il 30 c'è stato un po' una ricaduta generale, perché si era già messo a posto le fabbriche, quelle grandi, chi già produceva aveva già rimesso a posto i danni, chi in via personale, chi comunque era riuscito a ripartire. Il 30 ha un po' riabbattuto le questioni, però c'è da dire che quelli che vede qui sono tutti produttori che non hanno perso le speranze, non le perdiamo, l'amministrazione comunale ci segue tantissimo, ci ha permesso di venire qui, i contatti ce l'hanno trovati loro, l'associazione tramite Gigi Soriani che ci ha contattato, ci ha messo a disposizione lo stand ad uso gratuito, ci hanno trovato l'alloggio con l'assessore del comune, quindi guarda, accolti veramente in modo egregio qui in Trentino, più di così non si può fare. Infatti i produttori da noi ce ne hanno pochissimo, assaggio, quindi un po'. Ok, allora vediamo un po', pecorino di Amatrice con miele di castagno. Qui è freddo, si fa molto. Sì. Si può mangiare? È fantastico. Grazie Antonio, complimenti, buon Natale Michela, buon Natale, auguri. In collaborazione con Ceramiche Beseno, in via Nazionale a Besenello, www.cpbsrl.com, con consulenza ed esperienza. Il piacere dell'enogastronomia tipica, ma quando si eccede, Elisir Nova Salus Cappelletti, tradizione trentina dal 1909. Il Trentino è amico della famiglia. Tutte le informazioni e le opportunità le trovate sul sito www.trentinofamiglia.it. Vi aspettiamo in Trentino. Con Difesa Trento Codipra, consorzio difesa produttori agricoli. La risposta nella gestione dei rischi climatici e per la stabilizzazione del ricavo aziendale. Trento, via Giusti 40, www.codipratn.it. Per la tua pubblicità.
Natale Asburgico qui a Levico Terme, una grande scoperta, qui nasce il turismo, l'epopea delle terme e naturalmente questi figuranti ci riportano verso una parte importante delle vostre radici. Sì, noi vogliamo sicuramente rievocare gli Asburgo che ci hanno dato tanto, ci hanno dato questo bellissimo parco secolare con oltre 100.000 metri quadri di parco bello verde, l'Imperial qua che ci fa da cornice, Mercatini Natali da 15 anni vogliono riviverlo nella parte invernale con tante iniziative, con la rievocazione storica, i figuranti, i balli serali da venire a vedere che sono sicuramente molto belli. C'è un filo conduttore che è quello della qualità. Sì, noi fin dal primo anno la nostra puntiamo sempre sulla qualità. Abbiamo per nostra fortuna tante richieste, riusciamo a selezionarle. La volontà è di puntare sull'artigianato, sui produttori locali, trentini e levicensi naturalmente, e sulla qualità anche dei nostri prodotti alimentari, non solo dei casettari che sono qua, che vendono e che fanno vedere il loro prodotto, ma poi delle tante iniziative che vengono fatte all'interno del parco, dalla festa della polenta, quindi gli alpini, e la Slow Food che fanno vedere la nostra polenta tanto amata, dal Casaro che fa vedere la ricotta, la cagliata in quel momento, e quindi la gente vede proprio come viene fatta la tosella e il formaggio in quel momento. Se vogliamo possiamo dire che c'è la ricerca di una professionalità sempre elevata, perché sappiamo che questi espositori sono molto selezionati. Sono molto selezionati e poi tutti si mettono un po' in agonismo l'un con l'altro, no? Giustamente quando vedi che poi tanti vogliono far bene alla propria casetta, no? Portano il prodotto nuovo, lo mettono in vetrina, quello fa per loro orgoglio, per il mercatino è orgoglio, e questo ci porta tutti assieme ad aumentare questa qualità. Molte iniziative sono dedicate sicuramente ai bambini, quindi potranno trovare la carrozza, i pony che li accompagneranno lungo il mercatino, quindi all'interno del parco. Poi possono arrivare al villaggio degli elfi, dove è una casa ovattata, fanno molti lavoretti, vengono accolti da questi elfi, gli aiutanti di Babbo Natale, dove c'è il trono di Babbo Natale che raccoglierà le loro letterine, le loro richieste, quello che pensavamo noi da piccoli, insomma i nostri sogni tanto amati. E poi un appuntamento sicuramente novità di quest'anno, il 24 e il 26 dicembre, il presepio vivente, ritornato anche questo da ormai 20 anni quasi un po' perso, oltre 300 figuranti con tutte le associazioni di Levico che si sono unite in un unico scopo, questo presepio vivente che partendo dalle terme di Levico arriverà qua nel parco e ritornerà alla rievocazione, insomma, della nascita del nostro bambino Gesù. E ogni sabato sera effetti pirotecnici. Sì, noi puntiamo tanto sia sui bambini ma soprattutto poi anche sugli orari serali, perché il nostro periodo di mercatino va poi fino al 6 gennaio e tanti sabati sera trovate anche i fuochi d'artificio sparati direttamente dal Grand Hotel Imperial, un bel spettacolo da vedere qua in questa scenografia che è spettacolare. This is Christmas. Piccole e grandi curiosità qui nel mercatino di Levico. Con Stefano entriamo nel mistero, possiamo dire così, del carampampolo, perché insomma una tradizione che va in qualche modo ricordata. Certo, sono 150 anni che esiste il carampampoli, perché lo facevano ancora nel 1856, erano le vecchie famiglie trentine che con la cosa che avevano in casa facevano questa bevanda calda, che principalmente veniva fatta la sera dei morti, perché la tradizione dice che mettevano appunto il caffè, la grappa, il miele e gli aromi naturali che avevano a casa, no? Poi incendiavano questa bevanda calda che si chiama carampampoli, e se le fiammelle, più azzurre erano le fiammelle, più i loro cari espiavano la loro pena dal purgatorio al paradiso. Questa era la credenza. Ci sono altri nomi, altre declinazioni, sì, della bevanda? I carampampoli, diciamo che ogni paese poi ha la sua ricetta che viene su di più, insomma. The road is so long. Facciamo la doppia chiamata. So happy Christmas for black and for white, for yellow and red one. Stop all the fight. A very Merry Christmas.
con Daniele impariamo l'arte del vetro. Come si modella il vetro, no? Allora, tutto parte da una fiala che tu la lavori, scaldandola la lavori e la modelli. Dove hai imparato questa arte? Allora, io ho fatto il dipendente a Malostica, ci sono diverse soffierie che lavorano al vetro. Io ho fatto il dipendente dalla Parise Vetro, che era una delle più grandi soffierie, e poi lì dopo 20 anni che ho lavorato, ho aperto io un'attività in proprio. E... Le forme natalizie quali sono? Allora, si parte tutto dalla sfera, dall'albero di Natale, l'angioletto, mamma mia, candelabri, vasi, fiori, tutte le forme che puoi trovare natalizie fatte di vetro. Siamo un'azienda di Levicoterme, noi lavoriamo, siamo una carpenteria metallica, lavoriamo facendo taglio laser, tubo e lamiera, e quest'anno abbiamo voluto partecipare ai mercatini perché ci piaceva l'idea di queste forme di alluminio molto leggere, molto moderne, fra virgolette. Sono in alluminio anodizzato da 1 millimetro e vengono tagliati con il nostro macchinario laser. Artigianato del legno, ma perché proprio il cirmolo? Abbiamo scelto il cirmolo, lo lavoriamo anche durante l'anno, per il suo profumo, per le sue proprietà, molto tenero, comodo da lavorare e per distinguerci nelle lavorazioni, insomma. Sentiamo infatti un bel profumo, sappiamo che è salutare. Sì, è salutare, si dice anche che è rilassante e anche per questo appunto l'abbiamo scelto. Lasciamo i mercatini con Stefano Ravelli e entriamo nel territorio, o meglio entriamo nella montagna che diventa innevata perché la stagione sciistica, diciamo così, sta per iniziare. Anche qui due belle proposte, una è quella della Panarotta, quindi abbiamo una piccola realtà, Panarotta e le Funivelle Agorai, 15-17 km di piste, però abbordabili, vanno bene per tutte le famiglie, quindi prezzo conveniente, tanti servizi, tanta bella ospitalità. Per quanto riguarda le Funivelle Agorai, anche la possibilità di sciare di notte, quindi il mercoledì e il venerdì sera, e anche qui una proposta unica per tutti quelli che non sono trentini per poter soggiornare qui da noi, proprio anche con i propri figli, a partire da 109 euro a settimana bianca, quindi un prezzo credo imbattibile, introvabile, quindi un'occasione anche per fuggire da casa e venire a fare qualche sciata all'interno di questo bellissimo ambiente naturale dell'Agorai e della Valsugana. Natale, tempo di bollicine, parliamo ora dunque di un simbolo della enologia trentina, il Trento Doc. Una giornata che dedichiamo allo Chardonnay trentino, cioè a una via trentina a questo vitigno internazionale. Siamo a San Michele all'Adige, alla cantina Endrizzi con Paolo Endrici, che presenta due vini. Uno Chardonnay fermo, che si chiama appunto Doré per via di questo colore, no, dorato, e il Privé, un metodo classico, quindi uno spumante, un bollicine, un Trento Doc, che addirittura sta sui lieviti per ben 84 mesi. Due strade che creano un legame, innanzitutto con il territorio, con la terra, con il terroir, e poi con le tecniche di cantina, dove tradizione e innovazione, come si suol dire, si incontrano. All'insegna, dico bene Paolo, della trentinità? Certo, noi ci siamo dedicati, come più sanno, al Teroldego finora, per farlo ambasciatore del Trentino nel mondo. Però c'è un altro vino bianco che ci appassiona.
e col quale riusciamo ad appassionare i consumatori di tanti paesi anche al di fuori dell'Italia. Però uno Chardonnay non deve essere un vino banale, in questo caso è un vino che viene da una delle zone più belle collinari del Trentino, da un vigneto curato in un modo particolare, dove siamo riusciti ad ottenere dei risultati particolari. D'altra parte abbiamo fatto sempre sulla base di Chardonnay in purezza un Trento DOC che riteniamo essere innovativo. Possiamo dunque parlare di una via trentina allo Chardonnay? Sicuramente intanto la storia dello Chardonnay porta in Trentino grazie anche all'intuizione di Giulio Ferrari. Questo grandissimo privé, questo grandissimo spumante base Chardonnay 100% che regala delle emozioni soprattutto nel momento gustativo, quando si allarga in bocca con una bella morbidezza e torna poi affilato nel finale minerale, tipico veramente di uno Chardonnay trentino. Le guide hanno un ruolo fondamentale nella scoperta delle innovazioni e degli innovatori nel mondo del vino. Mario Busso, coordinatore della guida ai vini buoni d'Italia, ecco, qual è il ruolo delle guide nello scoprire ciò che c'è di nuovo e di buono nel vino? Io ritengo che le guide abbiano questo ruolo importante, in particolare la nostra che si differenzia dalle altre per un motivo, che fin dal suo nascere, in un momento in cui il vigneto Italia si stava internazionalizzando, ha puntato a valorizzare e a promuovere soprattutto i vini da vitigni autoctoni. Innovazione per me vuol dire non rimanere statici e quello che noi abbiamo cercato fin dall'inizio, guardando quella che era l'evoluzione del vigneto Italia, ma della sperimentazione e della ricerca che i vignaioli hanno fatto in questi ultimi 10 anni in particolare sui vitigni autoctoni, sicuramente oggi ci ritroviamo ad avere delle scoperte interessanti, dei risultati interessanti. La via Trentina allo Chardonnay, partiamo dal vino fermo, dallo Chardonnay fermo. Vito Piffer è l'enologo di questa cantina. Quali sono i suoi tratti caratteristici? Sì, il Doré è un po' l'esasperazione della maturazione dello Chardonnay in ambiente prealpino, quindi diciamo l'idea è quella di raggiungere la grande intensità, la piena struttura di un grande Chardonnay anche in ambienti così nordici, quindi abbiamo forzato all'eccessivo la maturazione e soprattutto là viene preservata l'integrità dell'uva fin dalla raccolta. Viene raccolto in piccoli cassoni in modo che non ci sia una rottura dell'acino, viene portata in cantina integra, scaricata in pressa integra e intera. L'uva viene pressata senza causare rotture degli acini e la lavorazione e la fermentazione del mosto ottenuto fatta in diretta, cioè senza nessuna decantazione a freddo, subito in legno, in barrique piccola, in barrique nuova e fermentazione a temperatura libera. Noi ci fermiamo qui, continuate a seguirci sui nostri social e sul nostro sito girovagandointrentino.it. Come sempre noi ci vediamo la prossima settimana. Arrivederci, ciao!